tutti a Sconaro. Da decenni ormai il panettone sulle Madonie non è più una novità, grazie alla sua azienda. Ci racconti invece del suo mercato estero? Sì, diciamo che si parte per gioco, dopo aver acquisito un po' le tecniche dolciarie della nostra Sicilia, un po' a fare bottega nelle 9 province siciliane, nel Misseno, quindi la Cubaide, il Torrone, nel Palermitano la Cassata o il Cannolo, nel Catanese il Torroncino, quindi la Sicilia ha una ricchezza enorme, un patrimonio che davvero è qualcosa di incredibile, in positivo, di grande cultura dell'alimentazione dolciaria. A 20 anni volevo giocare, capire cosa facevano un po' nelle altre regioni i miei colleghi, i pasticceri, e in Lombardia ho scoperto questa pallina, no? Di pasta acida in lievito madre, dove sprigiona profumi, flore batteriche, microorganismi che danno la fermentazione naturale, in questo caso del panettone, che è un po' il re dei dolci italiani nel mondo. La Cassata ovviamente è simbolo della buona pasticceria siciliana nel mondo, ma il panettone rappresenta dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, il dolce più blasonato, dove dovunque vai nel mondo, dove c'è cultura della buona alimentazione, il panettone la fa da padrona, ma non soltanto per Natale. Sono paesi in cui il panettone lo si mangia davvero tutto l'anno, e quindi oggi ci ritroviamo in Sicilia a produrlo, la pasta acida, e avere dei mercati notevoli dal Giappone al Sud America al Nord America, dove c'è la cultura italiana del buon mangiare, il panettone fiasconaro made in Sicily, ma con ingredienti nostri comunque. Ho appreso da vari maestri veneghini, anche veneti e piemontesi, sono le tre anime, l'anima delle paste acide veronese o veneta, quella piemontese del bagno in acqua, la madre si fa il bagnetto in acqua, e quella milanese antica che è davvero esenta da lievito di birra, io preferisco quella. Facciamo panettoni con i nostri ingredienti, le nostre mandorle di avola, i nostri pistacchi di Bronte, gli agrumi e quant'altro, portiamo nel mondo la mediterraneità dolciaria anche attraverso il panettone, ed è diventato il simbolo anche siciliano il panettone, dalla mitica ricetta di Gioacchino Alemagna che ho ripresentato per il secondo anno consecutivo. Facciamo questi dolci molto molto buoni, dicono che davvero hanno un'armonia, hanno un senso di equilibrio fra zuccheri e grassi, e il mondo apprezza con grande gioia. Grazie mille, lei è stato molto gentile e interessante, speriamo di vederla nella prossima edizione. Buon panettone a tutti. Grazie.